Il video di oggi è sponsorizzato da Sepulchral Silence, il vostro portale per la distribuzione digitale. Ciao ragazzi, come andiamo? Spero tutto bene. Mi auguro che il vostro fine settimana stia andando alla grande. Oggi pubblichiamo la primissima intervista per Museo del Black Metal Italiano, un nuovo formato che mi piacerebbe portare avanti nei prossimi mesi. E che vede in questo caso la partecipazione di Lord Impaler, chitarrista del noto progetto Infernal Goth e portavoce di tantissime altre iniziative a livello di underground italiano da tantissimi anni a questa parte. Infernal Goth vennero formati alla fine dei 90 e da allora ad oggi Antonio Corso, a.k.a. Lord Impaler, è stata una figura portante per quello che riguarda l'underground in Italia, non solo a livello di black metal, ma più in generale potremmo dire a livello di metal estremo. Beh, ragazzi, mi auguro che troviate interessante questa intervista e spero di potervi proporre nuovo materiale da questo punto di vista molto presto. Ciao, alla prossima! Ciao Roberto, un saluto a tutti i tuoi ascoltatori, ai tuoi lettori, ai tuoi seguaci e ai fucilieri da Lord Impaler. Ti ringrazio per avermi interpellato e sono contento di questa chiamata che ci consentirà di spiegare così l'attività delle varie band e dei vari progetti avviati variati anni or sono. Inizio subito con le risposte e con le spiegazioni ai quesiti che mi sono stati posti. Lord Impaler, a.k.a. Antonio Corso. Sei una persona che vive e supporta l'underground attivamente da tantissimo tempo. Cos'è dunque per te l'underground e più nello specifico, cos'è l'underground black metal? Dunque, l'underground che cosa vuole essere? Come viene tradotto dal mio occhio? L'underground per me è successione di obiettivi e di bersagli che devono essere comunque guadagnati, che devono essere conquistati. Senz'altro è un'attività preponderante tra quelle che ho seguito. Certo, i tempi sono cambiati rispetto a svariati anni fa, quando, questo lo possiamo dire, dato che ci conosciamo da molti anni, quindi possiamo registrare e attestare che è cambiata la tecnologia, è cambiato anche il modo di fare della gente, delle persone, questo bisogna metterlo dentro al calderone, ma malgrado tutto, questa, diciamo, la percorrenza di questo sentiero ha consentito di fissare dei paletti, di arrivare anche comunque a delle soddisfazioni, perché quando si cammina con delle persone realmente interessate e animate dallo stesso obiettivo e da quello da ciò che stanno portando avanti, si è sempre nel letto di un fiume, quasi di una percorrenza molto confortevole, sicura. Ovviamente c'è da dire che questo underground che è un canale, un ambiente che viene vissuto con sfumature diverse dalle diverse persone, come normale che sia, comporta anche molto impegno, svariati sforzi. Quindi io dico che per me l'underground si traduce anche in quella assiduità che occorre per farlo, cioè per fare lo stesso underground c'è questa assiduità ed è importante, almeno per persone come me, non perdere tempo e non lavorare a vuoto. Un sistema che ha molte sfumature, molti significati, però fra quelli che risaltano c'è
l'estro e la creatività, la sensibilità creativa e artistica della persona. C'è una differenza, secondo te, tra l'underground black metal in Italia e all'estero? Spesso si fa riferimento a scene che non ci appartengono. Esistono quindi delle differenze tali che spingono il pubblico nostrano a scegliere l'estero alla patria? Fenomeno si differenzia per ragioni di natura culturale, perché alla fine che cos'è la musica, l'underground ancora di più nello specifico, se non un estratto culturale. Io proprio ho questa concezione, la vedo così. E noi tutti possiamo dire sì, sono scene che non ci appartengono, quelle che tu mi indichi come scene, diciamo, oltre il confine, però non si può dire che noi non le abbiamo osservate durante le varie decadi in cui partecipammo al genere, e ognuno di noi ha raccolto un elemento, ha assorbito qualcosa, quindi questo penso sia normale. Io non vedo una. O voglio, o meglio, vedo l'esterofilia in certi casi in cui e viene anche sottolineata, anche troppo, talvolta debitamente, talvolta ci può essere un'ammirazione, un apprezzamento verso un progetto o la musica degli altri paesi. Non vedo quale sia il problema, non ne vedo. Diciamo, non vedo il pretesto per sollevare una polemica. Certo è vero che, a parte questa esterofilia, vedo che invece nel nostro paese si tende un po' meno a valorizzare ciò che abbiamo noi, la scena, ma a parte questa percezione che tu forse sottolinei in maniera più importante, io ho visto anche che molti italiani combattono assieme a più riprese per collaborare. Quindi è anche vero che ci sono dei dialoghi, dei confronti, degli scambi in atto. Qual fu l'idea di fondo che ti spinse a creare i tuoi progetti e chiaramente ad incentrare la tua attività artistica e non solo lontano dal mainstream? La domanda si presta molto bene a spiegare tutti i vari percorsi calpestati, le vie che sono state intraprese durante il lasso degli anni, e a spiegare quindi anche molto bene, razionalmente, tutte queste forme setacciate, che sono state setacciate, calcate. Inizialmente avevamo individuato le sonorità che ci interessavano di più, almeno io personalmente, da tutte le varie influenze, avevo individuato già una linea. Poi man mano sono delle passioni così dove il cieco guida il cieco, dove tu hai questo sentore, quindi inizi a scavare, a indagare su queste cose che ti affascinano. Poi mi rendevo conto ogni volta che ogni step lavorativo, ogni demo, ogni lavoro che si registrava, ogni lavoro forniva uno stimolo ulteriore, cioè uno stimolo sempre più grande per proseguire. E ogni volta volevi così rimbastire la linea, perché ogni volta c'era un nuovo obiettivo, un nuovo bersaglio da battere. La realtà isolana, quella che vivevo, non consentiva grandi divagazioni, anzi contribuiva ad alimentare questo status di apprensione nei confronti dell'ambiente creativo, perché chiunque
chiunque sia artefice, chiunque rivolga la mente a dei manufatti, io li chiamo così, ha sempre questa esigenza di perfezionarli, di moltiplicarli. Quindi la strada era così segnata. Quindi l'idea di fondo qual era? Mi chiedi tu, una vibrazione interna che ti suggeriva già degli scenari, dei percorsi da intraprendere. Da quel punto di vista in poi si può dire che com'è che andava sempre consolidandosi, amalgamandosi da sola, la pulsione, la spinta, una spinta interiore anche fatta di autoconvinzioni, perché siamo fatti di questo alla fine. Senza andare molto lontano, guarda, né più né meno, malgrado la band esistesse, fosse fondata già dal 98 o prima, qualcosa prima anche, senza andare molto lontano, in un periodo attorno al 2002-2003, proprio mentre stavamo finendo le registrazioni del mini EP che poi hai prodotto, che hai fatto stampare tu, c'era questa cosa che svolazzava dentro il mio cranio. Man mano facevo delle chiacchiere con gli altri, mi ponevo dei problemi relativi alla divulgazione, relativi alla promozione stessa, che mi ricordo tu facessi molto bene. Poi ci furono tanti aneddoti legati, anche simpatici, legati a questo ambiente, però dentro di me già covavo questa apprensione, quest'idea e mi mettevo il problema, affrontavo da subito la problematica per i lavori che sarebbero lavori che sarebbero venuti dopo, i lavori futuri a venire, quelli che si potevano prospettare nella mia mente. Quindi già tutto il confronto tra queste due facciate, questa esigenza e quello che ci offriva eventualmente la nostra città, eventualmente il nostro habitat dove vivevamo, c'erano pochissime band che si dedicavano a quella tipologia di sonorità molto fatta volutamente incalzante, chiamiamola così, diciamo, definiamola così. E da quel punto in poi si è consolidata questa convinzione di porsi questo quesito, questa domanda, come se io mi fossi dovuto dare una risposta al quesito che poteva citare più o meno un motivo così. Se una realtà estrema nella tua città e negli ambienti artistici che puoi frequentare tu non esiste, come si fa? Come si fa? Ci si può... Quale atteggiamento si può rivolgere a questo ambiente? Benissimo, non c'è problema. Mi diedi subito una risposta quasi, non dico automatica, ma apparteneva a un flusso naturale che dicessi: beh, allora perché io non posso ricercare quella tipologia di sonorità ispirata, perché no, a tutti tanti gruppi, tante scene hanno avuto le influenze più disparate su di noi, hanno esercitato un influsso, hanno avuto un influsso importante. E quindi lì io ho detto: sì, io voglio vedere se con l'esercizio, con la costanza, con l'entusiasmo delle persone che ho attorno, quella cosa può esistere. E da lì è chiaro che tu vai a cercare, capita come capita tuttora, niente è cambiato, perché,
appunto si trasforma con l'andare, col passare del tempo. E successe che questo timbro, c'è un timbro sparso qua e là perché tu vai a recuperare un articolo in una distro lontana, te lo fai arrivare, ti informi, ti aggiorni, poi dopo ci sono tantissimi chilometri fatti perché si è voluto andare a vedere, a verificare, sentire di presenza una band cosa può comunicarti dal vivo, quindi non parliamo di tutte le trasferte e via discorrendo. Quindi la mente viene sempre di più spronata a lanciarsi verso quella particolare sfumatura che non è detto che tutte le band abbiano. Qui stiamo parlando di una quasi di una nicchia nella nicchia. Quindi io su che cosa mi sono concentrato? E mi chiedi perché incentrare l'attività artistica su quel timbro lontano anche dal mainstream, da certe tendenze. Perché certe tendenze? Perché non altre? Perché noi in primis, in primo luogo abbiamo fatto musica o registrato delle nostre idee e le abbiamo catalogate perché in primis a noi faceva piacere, in primis noi siamo appagati da questa ininterrotta attività, però anche perché sicuramente va a finire che quel timbro lì non combacia con le scelte di chi può avere un intento rivolto alla musica commerciale. Questo sicuramente fuori il dubbio, non possiamo esitare nell'affermarlo. Semplicemente noi continuiamo a fare diciamo a far proliferare quella voce interna, perché in primis siamo noi stessi a andare a cercarlo, siamo noi in primis dei ricercatori di quell'idea. E francamente, se devo dire sì, ancora due cose su questa domanda, allora se vogliamo riconoscerlo, è vero che non è proprio semplicissimo riuscire in tempi brevi a elaborare qualcosa che richiede un assiduo impegno sotto il punto di vista mentale e sotto il punto di vista fisico. Quindi c'è già una scrematura iniziale, chiama iniziale, chiama anche costante, visto che la sonorità a cui io faccio capo sono delle sonorità senz'altro di un'attrice brutale. Possiamo a pie pari scavalcare tutte le considerazioni di ciò che sono i sacrifici, l'impegno costante, assiduo che serve per imbastire e poter edificare anche una linea del genere. Però poi dall'altro lato c'è anche che se vogliamo questa esigenza si è mantenuta costante e se vogliamo essere onesti e precisi nel osservare questo percorso fatto fino ad oggi, devo dire che sì, devo ammettere che fino ad oggi c'è stata una certa continuità da parte sia mia, cioè che anche gli altri musicisti che hanno partecipato a rispettare quella che poteva essere l'identità iniziale del gruppo, magari evoluta attraverso il lasso dei vari anni di percorrenza, però comunque abbastanza fedele al marchio dell'identità iniziale. Poi man mano da lì approfondendo
quelle che erano anche le proprie pulsioni interne, ogni volta c'era questa tendenza a rincarare la dose. Come ricordi la fine dei 90 nel mondo black metal e della musica estrema in Italia? Alcuni parlano di piena decadenza del genere, in pieno boom sinfonico perlomeno, altri di rinascita grazie a tantissimi nomi nuovi che vennero a galla proprio in quegli anni. Quali furono le tue esperienze allora? Qual è il tuo background? Da Roma mi tenevo aggiornato su tutti i vari avvenimenti della scena, come era la famigerata scena, come si voleva chiamare sin da allora, e certamente attraverso i giornali, internet che già imperava sul nostro stile di vita già dal 97. E infatti mi ricordo pressoché il periodo in cui ci siamo conosciuti anche noi, che era tutto il periodo già dai tempi dei protocolli di chat istantanee, internet relay chat, cioè sistemi IRC Azzurra e MIRC, dove le varie chat raggruppavano tutte le presenze che allora in Italia si interessavano ad avere degli scambi, come a cercare qualcun altro dall'altra parte del cavo che seguisse gli stessi interessi e ne proponesse nuove forme, ne facesse conoscere nuove forme. Sicuramente un ambiente stimolante, e poi questo entusiasmo e quella carica non è che si siano affievoliti fino a oggi. C'è anche chi ha continuato a vivere secondo quell'idea, chi ha continuato ad amare, ad apprezzare quello stile di vita, no? Perché alla fine si tratta di quello, di una cosa che non si riesce ad abbandonare se veramente uno ci tiene. E quindi questo aggiornarsi continuo, stare sintonizzati sulle cose che ci piacevano, sulle cose che mi piacevano, si è mantenuto tale, però pur sempre con una, non dico un distacco, ma con una, posizione indipendente, una veduta d'insieme che, per quanto larga, era sempre personale. Il decadimento del genere forse non l'ho tastato più di tanto, non in maniera così pronunciata, perché non si aveva il tempo di ragionare molto su cosa facevano gli altri, forse quelli di una generazione prima, perché avevano fatto in tempo ad assorbirlo, e non avevo molto tempo di vedere che cosa quali fossero i percorsi, le evoluzioni delle band più commerciali, perché la mia esigenza con le band era quella di creare a tutto andare e vedere sempre a quanto facevo riferimento prima, quella linea di catalogazione. C'era l'intento di ritagliarsi degli spazi, io mi ritagliavo degli spazi abbastanza ampi per questa passione, e da allora lì già dagli inizi
di cui fai menzione, la scena a fine anni 90, già da allora preferivo quel suono pesantemente integralista, anche tuttora, non dico di band garage, ma siamo lì. Poi questo ambiente, che cosa aveva di bello? Forse questo tu vuoi dire, prima più di adesso, l'opportunità di stringere dei rapporti sia di amicizia o dei rapporti di scambio, chiamiamoli più così, che consentivano di avere dei contatti, degli scambi numerosi. E quindi io avevo questa, oltre a divertirmi, iniziavo a creare delle basi con le altre persone, con gli altri contatti, e loro facevano altrettanto, perché faceva piacere scambiare dei materiali, scambiare delle idee moltissimo, perché il fermento artistico ha questa prerogativa. Poi, come elemento distintivo di quella cultura lì, c'era una cultura quasi integralista, quasi una cultura irriducibile, che spingeva anche le persone a fare dei passi, cioè motivava le persone. Quindi mi faccio menzione, faccio riferimento all'ambiente dei concerti, quello di prendere le navi, prendere gli aerei per spostarsi e vedere che cosa accadeva anche attorno a noi, no? Vedere le altre realtà. Quello è stato un esempio di attitudine, tutte le trasferte con gli amici, con questi contatti, che senz'altro davano un continuo ritorno di fiamma a quest'idea, questo concetto di non demordere, non mollare mai. Per alcuni questa cosa si è mantenuta abbastanza vivida sino ai giorni nostri, sino ad oggi. Chiaramente, come diceva un grande artista delle arti figurative, il nostro contemporaneo, se non ti fa piacere, non è per te, lascia perdere, perché è inutile che uno affronti anche dei sacrifici quando col muso, tutti questi musoni, no? Il background, oltre a questa continua esigenza di prendere il volo, che non si è mai arrestata, non è mai scomparsa. C'era anche mi ricordo in particolare, ha costituito un saldissimo basamento, quell'asse che noi percorrevamo nelle numerose trasferte fino sull'asse Voghera Milano, perché a Voghera c'era questo, ti ricorderai senz'altro, questo locale, il Thunder Road, dove una coppia di fratelli del Pavese, quelli di Neil Zinn, che anche loro ricorderai, si sbracciavano e si impegnavano per organizzare delle serate nude e crude, quindi proprio lì che noi abbiamo potuto assaggiare quello stormo di frustate favoloso, fantastico, dove ho visto la maggior parte delle band, le band caposaldo. Forse da quei periodi là fino ad oggi l'uomo non è cambiato così tanto, però una cosa la devo dire,
l'ambiente è diventato appena o forse un poco di più pettegolo. Questo sì. Il mio background è dettato dalla forza dell'azione, cioè molti fatti e poche chiacchiere. Dal mio punto di vista, i problemi di ieri sembrano spesso essere i problemi di oggi. Molta gelosia tra artisti e supporter, tanti problemi legati all'ambito live, poche label nel supportare le band, e sempre un occhio che guarda altrove anziché al proprio paese. Eppure le cose sembrano non cambino mai. Pensando alle tue esperienze personali, come vedi la situazione italiana di ieri e di oggi in base alle mie affermazioni? Sono solidale con la tua lettura del quadro generale e dovendo esserci un documento di un tuo enunciato, se tu volessi che io metta la firma in calce a quanto hai detto, lo farei senz'altro. La tua posizione, l'impressione che riesco a filtrare da quanto dici, poi anche dalle chiacchiere. Dalle chiacchierate fatte assieme, è che quello che capta è quello che probabilmente è dettato da ciò che tu hai trascinato, da ciò che ti porti dentro e da ciò che hai vissuto. Quindi sul parere sulla situazione italiana, ripeto. Posso contare su tante persone e sappiamo che ci sono tanti individui che si sbracciano, si impegnano tuttora. Preferirò sempre una band che riesce nel suo intento, malgrado magari non sia esattamente la band del mio genere, però ormai a questo punto io penso che valga sempre la regola per la quale chi ha uno spirito di iniziativa ferreo e si rimbocca le maniche meriti di avere dei risultati vistosi, vistosi, tangibili. Mi allineo a quanto dici, infatti le lamentele sono le prime scappatoie utili, quelle più a portata di mano per cercare di sviare i problemi, invece si sa che i sacrifici sono molto più pesanti da digerire. Se uno non è disposto a dedicarsi, come in tutte le cose, chi vuole essere dedito, chi si vuole dedicare a una linea di creazione perché gli interessa fare le cose in una certa maniera, andrà incontro a tanti disguidi, tante problematiche. Però io penso che questo sia l'unica maniera poi per essere anche contenti di se stessi. Diciamo che non mancano i retroscena molto nutriti e corposi. Personalmente, così mi sono dovuto adoperare anima e corpo perché volevo vedere certi risultati e quindi so bene sia io dal mio canale che anche molti altri musicisti, strumentisti che girano molto di più di me, che suonano anche all'estero, quali siano i sacrifici monetari e anche poi l'assiduità sotto il profilo mentale di attenzione che serve. È un vero deterrente per chi segue un fuoco momentaneo, per chi non è proprio convinto di quello che fa. Sono sempre rimasto soddisfatto delle cose che abbiamo portato avanti. Poi nell'evoluzione a cui fai riferimento, quella dei tempi più recenti,
ci sono anche meno scusanti, perché lo stesso internet ci mette in mano tanti di quegli strumenti che oramai non ci sono più scuse. Insomma, migliorare la propria posizione, migliorare i propri elaborati. E, come diceva qualcuno già più di un secolo fa, bisogna tendere a quell'ideale di corpo moltiplicato dal motore, spronarsi, fare una corte assidua al volante, no? Questa è una dei motti che possono rappresentare di più quella summa attivista. È come se chi crea musica, specialmente se lo fa per se stesso e per una cerchia non troppo corposa, non troppo ampia, abbia un'esigenza primaria di creare, di perfezionare i propri elaborati. Quindi non è tanto neanche un'attività o a cui si dedica del tempo perché si deve presentare qualcosa a qualcuno che dia un giudizio, è qualcosa che ha a che fare con la propria sensibilità. La Impaler Distro List è un nome storico nella distribuzione e supporto di band, non solo italiane, in ambito metal estremo. Sei attivo dalla fine degli anni 90 e non hai mai mollato durante tutto questo tempo. Eppure, spesso sembra che ci si ritrovi ad essere poche persone a mandare avanti la baracca. Quanto è difficile portare avanti una distribuzione ai giorni nostri rispetto magari a 20 anni fa? E cosa ti spinge a mantenere fede a questa attitudine? Esatto, esattamente. Sembra ci si ritrovi sempre fra gli stessi personaggi a mandare avanti la baracca. Tant'è che questo poi richiama quel simpatico aneddoto che ricordo mentre mantenevamo i contatti tra di noi, questo aneddoto che era saltato fuori sui messaggi vocali mentre ancora quando abitavo a Parma. Sì, è proprio così. Allora, la situazione attraverso gli anni non ha influito tantissimo su di me, non ha avuto un'influenza sui miei progetti perché quello che dovevo portare avanti prima o dopo in linea di massima l'ho portato a compimento. La Impaler Distro List continua a marciare inesorabile perché intanto mi ha dato l'opportunità di conoscere molte realtà oltre a quelle già ampiamente pubblicizzate e conosciute della sfera commerciale e cosiddetta, come viene definita, del midstream. Quindi ho avuto l'opportunità intanto di continuare a scambiare molti materiali con i miei contatti e tuttora lo faccio, quindi arricchire il mio spettro di conoscenze e anche far circolare dei prodotti artistici, dei prodotti di arte che altrimenti non avrebbero circolato. Sempre riferendoci a una certa cerchia ristretta di appassionati, perché il discorso ruota attorno a questa ragione, sempre tutto lì. Mandare avanti una distro di questo genere per la Empire Distro List non è troppo difficile. Certo bisogna mantenersi aggiornati
sulle politiche di spedizione, qualche sito che ogni tanto fa perdere un po' di tempo per i suoi aggiornamenti e anche mantenere in efficienza certi apparati e certi apparecchi, perché chiaro è inutile prendere contatti o dare affidabilità se non è tutto in funzione e se non è tutto in efficienza e quando non si riesce, quando non si riesce a garantire la veicolazione di certi titoli in lista. E quindi non è troppo, non è un impegno troppo pesante. Chiaramente tutto dipende dall'entusiasmo con il quale lo si abbraccia, perché se stiamo parlando di un passaggio difficile, che può risultare difficile, evidentemente non c'è dietro a sostenerlo la passione necessaria, quella adatta, perché è chiaro che tutti questi meccanismi, l'ingranaggio funziona perché tu ti dedichi del tuo tempo a queste cose. E quindi è anche banale da parte mia sottolineare questo. Non bisogna essere troppo intelligenti per capire che quando uno sta facendo una cosa che lo gratifica, passa il tempo bene, lo passa presumibilmente contento, no? Contento e soddisfatto di quello che sta portando avanti. Poi c'è da dire che per quanto riguarda Empire Distro List si può parlare di un underground dell'underground, perché sono proprio titoli anche selezionati, anche ben selezionati, ma hanno un taglio particolare. Poi affronterò questo discorso a breve. Sì, si parla di band che non hanno visibilità, che hanno un basso numero di copie, quindi anche un basso, eventualmente un basso organico di artiglieri, perché come in Impaler Distro List magari non si sarà notato, però conta molto il contenuto e l'estremismo della proposta. Quindi talvolta siamo di fronte a quello che è un materiale crudo, crudo, perché a me interessa un certo tipo di sound, quindi inutile che dia precedenza ad altre cose. Nonostante il ricambio generazionale, sia tu che i tuoi gruppi sono rimasti saldamente ancorati stilisticamente agli 80 e 90, mentre in tanti hanno pian piano cambiato direzione, spesso sottostando ai trend del momento. Tu hai fatto qualcosa di diametralmente opposto. Cosa ti ha spinto a mantenere un approccio così old school in tutto ciò che ti circonda? Anche questo quesito si ricollega a una o più delle domande precedenti ed è molto azzeccato. Già agli inizi dei 2000 c'erano dei cambiamenti, delle svolte, diciamo cambiamenti di rotta e anche un abbandono dei tradizionalismi, dei suoni tradizionali del genere, però noi che cosa abbiamo fatto? Adesso ti spiego perché noi siamo rimasti sempre su un certo solco, su un certo filone, perché noi volevamo fare semplicemente ciò che ci piaceva, ciò che ci garbava, e quindi questa è la spiegazione immediata al fenomeno. Succede quando si ama un sogno. Per quanti sacrifici si possano incrociare sul selciato, sul percorso, si continua a battere su quella linea lì. Non c'erano tante cose da ostentare, non ci sono in questo genere delle cose da ostentare, ci sono delle cose che si fanno perché quella è una linea che uno individua e poi vuole dare anche una propria lettura, una sua lettura personale, e quindi
L'esortazione a proseguire su questa falsa riga era il fatto anche che no, io volevo ricreare di mio un sound che nella mia zona, nel mio territorio, nella mia città non si poteva assolutamente sentire. Era quasi impossibile imbattersi in certi tipi di sonorità, quindi se non ci si prendeva la briga e ci si rimboccavano le maniche per ricrearlo di proposito, non c'era assolutamente questa opportunità. Quindi questa è la prerogativa per la quale sono nati gli Infernal Bot e poi per la quale sono nati gli altri miei progetti. In base a quell'esigenza di voler ricreare un determinato sound particolare con una sua personalità, c'è stata alla base sempre intanto la curiosità, questa cosa che ricorre in me sia adesso che allora. Quindi alla base di tutto sempre questa ricerca. Ma volevo rimarcare proprio quel fatto che dicevo poc'anzi, l'assoluta impossibilità di ascoltare determinate sonorità, determinate band nella nostra area, nei nostri paraggi, quindi a Sassari tantomeno, era molto difficile perché esistono certe cose. Ma senz'altro non un filone, un canale estremo di un certo tipo. Allora si potevano contare sulle dita di una mano le band di quel tipo. Quindi se non ci si ingegnava se non ci si ingegnava anche perché si trattava sì di un fatto di impeto, questo della sonorità rude e via discorrendo, ma non si poteva arrivare a quel risultato, assolutamente no. E in questo modo noi abbiamo voluto far proliferare quello che era un genere che stimavamo, che stimiamo, che alla fine è black thrash metal. Dal punto di vista dell'approccio vecchio stampo, so che hai delle idee ben precise per quanto riguarda i contenuti video, con dei gusti molto minimali e specifici. Puoi parlarci di questo tuo punto di vista e delle sue ragioni? In base a come ti raccontavo già al telefono, io non sono un amante dei video e dei videoclips, perché questo è un discorso cucito sulle band che ho fondato. Per le altre band il discorso è lievemente diverso. Diciamo che non mi sono mai sognato di adoperarmi per le riprese di quello che è definito comunemente videoclip, perché non lo reputo la maniera più adatta per la musica estrema, per il black metal e la musica estrema in generale. Specialmente il discorso è relativo specialmente a quelli ufficiali, perché mi riporta alla mente e la memoria ai tempi in cui già le emittenti americane si sbracciavano, cioè c'era una grande divulgazione, se ricordi, ma non so, non lo trovo come una matrice, un calco da frequentare, almeno per quanto riguarda i progetti in cui suono io. È pur vero che nella storia della musica estrema e non tantissime band si sono rese note e hanno trovato una fortissima divulgazione anche attraverso questi mezzi così. Insomma, questo è il mio pensiero. Quindi non credo che ci possano essere grandi cambiamenti su questa falsa riga. E il discorso cambia lievemente su quelli che sono i
i live e i bootlegs, perché dal mio punto di vista queste registrazioni amatoriali o così fortuite o non fortuite, anche organizzate e progettate comunque preventivamente, ideate prima di una data di un concerto, già consentono di mostrare la carica distruttiva di una band e ciò che essa è capace di fare di fronte a un audience. Quindi non ho mai progettato, non ho mai preventivato di fare qualcosa perché venisse pubblicato né per emittenti televisive né per altri canali televisivi così. Quindi queste registrazioni di cui ti parlo, avrete presente anche voi, le preferisco di gran lunga, perché nel live, il live lo vedo come un momento di un segmento più spontaneo, dove la sensibilità del gruppo riesce a emergere e uscire fuori, senz'altro con delle registrazioni di qualità molto inferiore rispetto a un videoclip organizzato con operatori, registi e cameraman appositi. Però io preferisco di gran lunga questo tipo di footage, bootleg a queste produzioni che è molto più leccate. Come hai vissuto i nuovi sottogeneri che sono stati inventati nel black metal moderno? Vale ancora la pena di chiamare il genere black metal, o credi che il tutto sia morto e sepolto e che ciò che oggi è chiamato depressive, post, religious e così via non sia altro che un pallido riflesso di un genere nato come anticonformista e che invece ormai è l'immagine del conformismo in musica? Ma io non sono uno che, devo dirti, parte così con le gomme a terra, totalmente sfiduciato, no. Ricordo che un tempo ero in contatto e chattavo con un particolare personaggio di Genova che asseriva di vivere secondo uno stilema molto particolare e che mi aveva divulgato tanta musica e tanta cultura di quella specie di deriva alla quale tu fai riferimento, cioè questa evoluzione strana, estremista che c'è stata di un genere che era già estremo, però quasi con un'attitudine autolesionista, se vogliamo. Io devo dire che ho sempre rispettato molti musicisti, mi sono incuriosito e ho raccolto ciò che mi piaceva da quella frangia lì, non tutto però, poi sono ritornato sulla strada maestra. E se vogliamo dire che ci sia stata una trasformazione deleteria della mentalità di base, che poi si è rispecchiata sui suoni, sui modi di agire, sì, possiamo metterlo dentro al calderone, me ne sono reso conto. E quindi da questo punto di vista è vero che la personalità della band è ormai merce rara. Però esistono ancora dei gruppi, sono una piccolissima percentuale, che ti lasciano sbalordito, attonito e senza parole, con la voglia di riascoltare il loro CD da capo, ed è proprio per questo che io di tanto in tanto continuo a concedermi un acquisto o uno scambio selezionato. Cioè, come normale che ci siano stati dei cambiamenti, chiaramente un appassionato di un'attitudine e di un modo di fare, di una certa sensibilità, rimarrà ancorato a certi canoni. Quindi anche ciò che chiedevi nelle domande precedenti,
L'impostazione che rimane è che lascia lo spazio al vecchio stampo. È tutto lì perché molti gruppi sì, di questa nuova ondata, il post black metal o altre tipologie che si sono innescate, che si sono inserite nel grosso filone del metal, possono essere degli esempi in cui è immediatamente riscontrabile che ci sia una cultura, un approccio, un modo di fare e soprattutto l'intento retrostante che ci sta dietro è diverso, si capisce. Gli Infernal Gothic sono un progetto che da sempre usa un immaginario a cavallo tra satanismo acido e bestialità anticristiana. Dal punto di vista ideologico, dove vi trovate come individui e come band? Dal punto di vista personale, ogni membro della band ha il suo punto di vista, anche se siamo stati spesso accomunati da una visione molto simile della vita e del mondo, della realtà in genere. Molte delle immagini che sono comparse nelle pubblicazioni a tergo durante gli anni, nelle pubblicazioni passate che ci lasciamo alle spalle, ma comunque la tematica abbastanza ricorrente, fanno parte sicuramente di un mondo pagano, senza dubbio, estrazione pagana al massimo. Io per quanto riguarda la filosofia posso parlarti della mia, perché è quella che poi si riversa nei testi che scrivo ed eventualmente anche nella musica. Diciamo che gli anticristiani ce li ho sempre avuti in casa, perché a casa mia si è sempre respirata aria di libertà e molta atmosfera in cui fossero presenti le scienze, la matematica, geometria, trigonometria, la fisica e poi queste, le scienze anche tradotte nelle arti figurative. Quindi io mi proietto soprattutto in un canale creativo. Posso immaginare che, quindi, anche se il retaggio, l'eredità delle famiglie in Italia vengano da una matrice cattolica, poi chiaramente sta al pensiero di ogni singolo individuo, chiaramente quello è il timbro filosofico, così l'Infernal Goto non si può non dire anticlericale ed agnostico anche, suggerirei, aggiungerei. I membri della band hanno sempre più o meno avuto delle caratteristiche consimili tuttora e quindi si può dire che quello che viene creato fa confluire tutti questi elementi dentro un unico leitmotiv. Poi chi ascolterà il nuovo disco in uscita potrà rendersi conto di come queste cose sono state fuse tra di loro. Parlando del tuo altro progetto, gli Anole Impaler, l'approccio musicale è sempre stato estremamente ruvido. Negli anni i tuoi lavori sono stati distribuiti in lungo e in largo. Puoi parlarci di questo progetto, dal suo rapporto con gli Infernal Goth e di ciò che ci aspetta in futuro? Certo, sicuramente gli Anole Impaler nacquero proprio come band costola di ampliamento degli Infernal Goth, che però pur mantenendo delle loro caratteristiche a sé stanti. Quando Lord Goth non poté più occuparsi, più dedicarsi a questa band, Lord Goth suonava la batteria. Io convocai poi verso l'estate, no, nel 2015, Daniel alle chitarre, seconde chitarre. Ed era un'idea che nasceva come band di
fautrice di produzioni proprie, registrate in maniera molto semplice, e che si rifaceva comunque alla vecchia scuola di band come Beirut, Sodom e via discorrendo. Ovviamente con un percorso totalmente, completamente autonomo e da sé. Poi durante gli anni ho divulgato sia i rehearsals che qualche ristampa su CDR. Però mi sono anche proposto di fare questo un meccanismo molto ripercorrere un percorso artistico molto divertente e stimolante che era così sostenuto dall'intento di trasferire tutte queste rehearsal tape e prove nel più ordinato e più soddisfacente e anche attendibile nel campo del suono, cioè un po' più poteva essere una maniera più comprensibile di veicolare, di divulgare queste canzoni e quindi mettere tutta la produzione piano piano e man mano sul multitraccia, come hai già detto, il metodo più ordinato e sistematico del multitraccia. Ora, siccome questo meccanismo, questo metodo ha avuto dal mio punto di vista dei buoni, degli ottimi risultati, io ho continuato con questa pratica e anche perché poi non ero disposto a perdere alcune composizioni, alcuni riffing. Attualmente stiamo lavorando su l'assemblamento di un materiale che include sia delle strutture vecchie ma anche inediti che verrà presentato e poi ipoteticamente dopo questa composizione ci si dedicherà esclusivamente a materiale inedito. Quanto conta la celebrazione del male, della morte, del demonio in un genere come il black metal? Quando ai giorni nostri il genere ha preso una piega che con certe ideologie ha poco a che vedere. Tra Antifa da una parte, NS dall'altra e divagazioni sul tema a livello religioso e filosofico, ha ancora senso usare questo genere per esprimere certe idee e credenze? Questi temi rimarranno sempre collegati al genere perché l'uomo è attratto da un vortice che lo risucchia verso l'aldilà. Sia io che tu che gli altri musicisti. Qualsiasi altro musicista non potrà assolutamente fare ipotesi su cosa avviene dopo la morte. Ci sono sicuramente delle organizzazioni, almeno io non sono così saccente o così presuntuoso, però ci sono stati senz'altro personaggi e organizzazioni da più di 2000 anni di fanatici che hanno questa presunzione. Fanatici ce n'è di tutti i tipi, giustamente, e è giusto che ognuno si sbatta la testa al muro in cui vuole. Però
La mia fiducia rimane sempre verso un apparato artistico creativo. È anche vero che nei messaggi che vengono divulgati e gli stessi temi interpretati e anche a volte travisati dai mass media, dagli strumenti di comunicazione sono un po' inflazionati, anche questo è da dire, questo è capitato rispetto al passato. Molte persone che prima è normale che in questo solco tematico ci passino molti più utenti perché gli stessi mezzi di comunicazione di cui abbiamo parlato, sia io che tu, hanno fatto confluire tanti nuovi utenti. Quindi internet poi ha dato anche parola a tante persone che non sono affini magari col genere oppure che si concentrano su altri obiettivi, sono cambiati gli obiettivi rispetto a qualche anno fa. Sicuramente io mi rendo conto quando una band è matura e riesce a proporre un disco monumentale e capisco anche le esigenze di persone più giovani che ci sono da poco e tutto questo però non impedisce alle persone di collaborare e soprattutto di non intralciare gli addetti ai lavori, quelli che si prodigano per offrire, per offrire appunto dei contesti, delle date, delle situazioni che possano, di rafforzamento del genere, che possano rafforzare il genere. Sì, su questo ho notato negli ultimi periodi che c'è una sorta di isterismo, per esempio faccio menzione quando stavano organizzando la bellissima data, ottobre del 2019, durante i preparativi per i Destroyer 666 a Parma, ho notato sicuramente, come anche in altri episodi, queste specie di isterici che magari vogliono far capo a qualche schieramento politico, nello specifico caso di questa volta erano gli Antifa, che mettevano a repentaglio comunque il lavoro di persone che si interessano con un fine dedicato e indirizzato alla musica. Questo non lo ritrovo opportuno, non lo ritrovo lecito e neanche non mi sembra adatto depauperare il lavoro e tutta la sinergia artistica degli altri, perché almeno chi si sbraccia per dare un contributo a questo filone avrà sempre appunto il mio rispetto. Dopodiché, chi è uscito dall'uovo l'altro giorno, che magari non ha neanche la capacità, può esprimersi attraverso un lavoro approssimativo, è giusto che abbia lo spazio che merita e dopodiché, semmai, prima di dare magari delle spallate o cercare di danneggiare, sabotare il lavoro delle persone che ci sono da tanto tempo nel settore, per alcuni è anche un lavoro, un mestiere vero e proprio, attendano di vedere e di creare qualcosa di costruttivo e poi eventualmente se ne riparlerà, valutare quello che diciamo che sono le proposte. Però sì, è vero, c'è un inflazionamento del genere e anche un calcare la strada da parte di persone che chi lo sa se sono affini al genere. Io continuo a sottolineare l'intento che è quello più produttivo e più prolifico è quello sempre artistico, in cui le persone possano esprimersi con serenità
è Libertà. E quindi una lancia verrà spezzata sempre a favore dell'arte e una in meno, nei confronti e a favore dell'idiozia.